Possiamo partire. Ok, allora direi di iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti al Festival della Cultura Tecnica che, insomma, devo ringraziare perché ci sta ospitando e ci consente di stare con voi oggi. E siamo qui intanto per presentare una novità editoriale di CNR Edizioni. Come stai? Conversazioni ai tempi del Covid-19, una raccolta di testimonianze durante il periodo di lockdown in Italia e nel mondo a causa della pandemia Covid-19. Un lavoro bellissimo curato da Sveva Veduto, dirigente di ricerca dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Associazione Donne e Scienza. Questo volume è in formato digitale e quindi è scaricabile gratuitamente. Potete andare nella pagina di CNR Edizioni del portale di cnr.it. Allora, diciamo qualche cosa su questo volume. Tanto 100 persone diverse per età, genere, professione, localizzazione geografica, ma allo stesso tempo anche unite da una inedita esperienza di confinamento, hanno risposto a una serie di domande di Sveva Avveduto su come stavano vivendo il periodo di lockdown. Ma che cosa hanno in comune queste persone, queste 100 persone? Fronteggiare senza alcuna preparazione una devastante epidemia, il Covid-19, che ha colpito tutti, uccidendo peraltro centinaia di migliaia di persone, lo stiamo ancora vivendo, e bloccando l'economia a livello mondiale. Da qui la chiusura degli uffici, delle scuole, l'impossibilità di spostarsi e tutto questo ha ridisegnato anche in modo molto prepotente tutti i nostri contesti, tutti i nostri rapporti sociali. Ma ciascuno a suo modo è riuscito a reagire, trovando una via, diciamo, alternativa per convivere con il coronavirus e lo stiamo ancora vivendo questa realtà. Allora, ne parliamo oggi con la curatrice del volume, con l'ideatrice di questa bellissima indagine, Sveva Veduto, ricercatrice emerita, già dirigente di ricerca e direttrice dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di Roma. Sveva, i principali interessi di ricerca che riguardano l'area della politica scientifica, insomma, voglio dire, come hai assemblato, diciamo, queste 100 realtà, queste 100 persone, vengono tutte da questa realtà del mondo della ricerca oppure hai spaziato? Come le hai contattate? Ecco, e poi l'altra cosa importante è come ti è venuta quest'idea. Ecco, capisco dall'esigenza appunto di capire un po', di fare una fotografia della situazione, però insomma, spiegaci un pochino di più. Grazie Silvia, intanto grazie a tutti e benvenuti, mi fa molto piacere che siate qui con noi. Poi darò subito la parola al direttore che voleva fare un'introduzione che penso sia Certo, però un po' di fretta come tutti i direttori, sì. ovviamente. Allora, come mi è venuto in mente? Non lo so, mi è venuto in mente, era il periodo del lockdown, stavamo tutti chiusi in casa e nessuno di noi voleva starci e tutti noi avevamo interesse, voglia, volontà di sentire gli altri e di capire come stavano gli altri. Effettivamente, come vedi nella copertina c'è un telefono e si chiama Come stai? Perché all'epoca tutti quanti la prima domanda che ci facevamo con gli amici, i parenti è Come stai? E come dico nel libro, non era una domanda retorica, era una domanda vera e tutti speravamo che ci rispondessero veramente sto bene, grazie, e non così come si risponde di solito, bene, grazie.
quindi diciamo è nato da un'esigenza mia in qualche modo, da un desiderio mio che poi appunto ho condiviso con amici e con amici scientifici. Come li ho trovati? Ma sono tutte persone che io conosco, che in qualche modo nel corso degli anni, per un motivo appunto di ricerca, di attività lavorativa e a volte di amicizia o delle due cose che spesso si sono fuse insieme, ho avuto contatti e conoscenze con loro. E quindi ho cominciato, diciamo, con un piccolo entourage e poi mano a mano ho aggiunto persone, gli stessi rispondenti mi dicevano: ma posso condividerlo? Ma è interessante, vorrei mandarlo a Tizio, a Caio. Allora si è un po' allargata in questo modo la rete delle persone che hanno risposto. Come composizione, intanto tengo a precisare, lo dico in tutti i termini, in tutte le occasioni, non è un'indagine scientifica con tutti i sacri crismi delle indagini scientifiche, il campione, eccetera, eccetera. È un'indagine, diciamo, di tipo qualitativo, e le persone appunto rispondenti sono per la gran parte, ovviamente, visto quello che ho detto in premessa, persone che arrivano da un ambiente scientifico e persone che appunto oppure lavorano in qualche modo in qualche area connessa, e poi c'è invece qualche outsider che comunque appunto professionisti, giornalisti, Sì, ho visto anche dal mondo del cinema, il mondo insomma, del devo cinema, dire, esatto, quindi c'è un spaziato. mix, diciamo, in cui mi sembrava anche carino appunto spaziare. E questa è stata un po' la genesi iniziale di questa cosa. E proprio, diciamo, partendo da te, da questa idea che hai avuto, io vorrei chiedere e vorrei presentare invece il direttore dell'IRPS, Mario Paolucci, che tra l'altro svolge ricerche interdisciplinari nel campo delle scienze sociali e computazionali ed è molto attento appunto allo studio dei fenomeni sociali. C'è? L'abbiamo Pronto a tutti, perso, ecco, eccolo. grazie Silvia. Allora, direttore, allora. Allora, intanto saluto tutti i partecipanti e le partecipanti e ringrazio Sveva, Silvia e tutti quanti per questo intervento. Ecco qui il volume, mi ricordo ancora quando Sveva è arrivata con questa proposta, io ho immediatamente pensato che fosse una proposta interessante ed utile. A prima vista, come già detto Sveva, riconoscevo che questo non era un prodotto scientifico, nel senso che il campione, il tipo di analisi non sono mirate alla classica ricerca scientifica che poi va per il suo percorso di pubblicazione, ma che un'operazione di questo genere poteva avere un valore comunicativo molto forte. Allora, la domanda così schietta, chiedere come stai, l'esigenza personale, la raccolta di questi contributi, sono elementi che contribuiscono a tenere un discorso aperto, un discorso importante, in un momento in cui la società in generale si trova davanti a un fenomeno nuovo. Le idee che le persone esprimono spontaneamente costituiscono la base e l'ispirazione per ragionamenti futuri, forse scientifici o computazionali, come quelli come il tipo di modelli che seguo io. In un momento in cui anche la fiducia nella scienza è sottoposta a un impatto molto forte dalla pandemia, prima nel senso probabilmente che della ricerca delle risposte e poi nel rendersi conto pian piano che la scienza è fatta di dubbi e di risposte temporanee che devono essere migliorate dall'esperienza, dagli esperimenti e dal pensiero. Questo libro ci aiuta a portare avanti un discorso più complesso di quello che sarebbe potuto venire fuori partendo direttamente con un'analisi puntuale e scientifica che in un certo senso viene costretta dai limiti della tradizione, del modo di fare scienza, dei limiti della pubblicazione, dell'obiettivo del paper e degli incentivi. Quindi, quando ho visto, perché io sono poi succedo a Sveva e agli altri direttori, ma arrivo un po' da fuori in questo istituto perché mi sono sempre occupato di fenomeni sociali, ma soprattutto dal punto di vista dei modelli computazionali di questi fenomeni, quindi in un'area leggermente diversa. E un libro come questo è un po' una boccata d'aria e serve a tenere aperta la discussione, discussione che questo istituto poi porta avanti in tante dimensioni diverse. Quindi c'è l'incontro di oggi,
ma fatemi ricordare, anche Silvia l'ha detto nell'introduzione, che questo libro ci dà un po' una visione ottimistica e la visione ottimistica ci serve per andare avanti e lavorare. Ricordo anche che il momento che viviamo è tragico e che le conseguenze della pandemia sono state gravi, forse gravi più gravi per persone che a questo libro non hanno partecipato. Però l'Istituto comunque, oltre a questo sforzo, fa anche sforzi in tante altre direzioni e voglio citarne alcuna qui, giusto per tenere il quadro del discorso aperto. Noi in questa pandemia affrontiamo gravi problemi di incremento delle disuguaglianze. Perché non c'è solo l'impoverimento al cui la società potrebbe rispondere in modo più coeso, ma c'è un aumento delle disuguaglianze e dell'arricchimento di alcune strutture di fronte all'impoverimento di altre strutture. E i due grandi elementi che voglio citare qui sono la scuola, su cui noi apriremo un gruppo di lavoro, la scuola che ha sofferto di questa situazione, è una generazione che affronterà la socializzazione in modo diverso. E un altro elemento, forse non così spesso menzionato, ma su cui noi stiamo lavorando, è l'agricoltura. Tutta la struttura di accoglimento dei migranti, che sarebbe stata poi utilizzata per far funzionare l'agricoltura come l'abbiamo organizzata oggi, ha subito l'impatto della pandemia in modo profondo. L'attacco della pandemia è stato più forte su tutte le categorie marginalizzate, già più forte sulle donne, ancora più forte sui migranti. E questi sono tutti fenomeni che dovremmo studiare. Questo libro è anche utile perché ci dà una prospettiva un po' ottimistica e apre il quadro a discussioni anche più complesse. E sempre per chiudere con una nota un po' più ottimista, un'altra cosa che la pandemia ci ha insegnato è che si possono fare le cose in modo diverso. E infatti tra le domande e le risposte di Sveva c'era: che cosa terremo, che cosa rimarrà di questo lavoro, di questo momento? Ecco, alcuni cambiamenti che abbiamo visto, come la possibilità, per esempio, di fare questi incontri, proprio come questo, in modo diverso, hanno dato forza a iniziative che prima si pensava fossero semplicemente impossibili. Tanto per dirne una molto di parte nostra, all'interno di un istituto di ricerca come il CNR, è stato possibile riunire gruppi di persone più numerosi di quelli che si riunivano prima, perché prima della pandemia si diceva: no, è impossibile fare una riunione online, facciamo una riunione fisica, ma questo richiede moltissimo tempo di preparazione. Oggi, se c'è un problema e io devo parlare con 100 persone, è molto più semplice per me dire: ragazzi, vediamoci online. E quindi su questa nota del vediamoci online vi ringrazio per questa occasione e saluto tutti. Buon proseguimento. Io rimango comunque in ascolto e se ci sono domande sono benvenuto. Grazie direttore, insomma sì, siamo distanti per motivi emergenziali, ma nello stesso tempo siamo vicini in rete. Grazie alla rete, con i vari problemi che ogni tanto ci sono anche tecnici, però insomma riusciamo comunque a risolverli. No, la cosa interessante di questo volume, e direttore, insomma ne vorrei parlare anche con te un attimino per poi passare la parola agli altri nostri ospiti, che sono tanti, è questo. Forse anche la novità di questo volume è il fatto che Sveva, attraverso le sue domande, anche, come posso dire, molto vicine, diciamo, alla situazione che stavamo vivendo in quel momento di lockdown, è riuscita ad entrare proprio nella vita poco conosciuta dei nostri ricercatori. E quindi è riuscita a dare uno spaccato ed è riuscita a trasmetterlo al nostro pubblico. Alle persone che appunto ai cittadini che vedono un po' il mondo della ricerca un qualcosa di staccato, come per dire, vabbè, sì, ci sono i ricercatori, ci sono gli scienziati, sì, lavorano, fanno questi studi, ma insomma Sveva è riuscita invece a far conoscere un qualcosa di nascosto.
cioè, far capire che appunto i ricercatori, gli scienziati hanno le loro paure, hanno i loro sentimenti, hanno avuto le loro difficoltà nel periodo appunto di lockdown, il fatto di non poter andare in laboratorio a lavorare, il fatto di dover seguire appunto delle ricerche anche in ambito Covid in maniera, diciamo, a volte anche difficoltosa. E insomma, credo che se tu sei d'accordo anche su questo, direttore, c'è un valore aggiunto, cioè questo volume ha permesso di far conoscere la realtà interna del mondo della ricerca. Ma sicuramente io penso che l'idea di poter trattare o almeno ascoltare le risposte dei ricercatori, e poi, come dicevi tu, non solo dei ricercatori, a domande così dirette, così spontanee come stai, e soprattutto, come dicevo prima, che cosa vorresti che rimanesse di questo periodo, sono tutte risposte che penso che possano aiutare anche in questo processo, appunto, a cui accennavo prima, di relazione con la scienza come una produzione umana, con tutti i vantaggi ma anche i difetti. E quindi questo tipo di ponte pure, secondo me, è un collegamento utile. Certo, per aumentare la fiducia verso la ricerca. Allora, io chiederei, Sveva, se sei d'accordo, intanto ringrazio il direttore, chiederei appunto a una delle nostre ospiti, che è Maria Cristina Antonucci, che è appunto una ricercatrice sempre presso l'IRPS del CNR e insegna comunicazione politica alla Sapienza Università di Roma, e riusciamo a Sveva ad averla con noi oppure... Sì, dovrebbe esserci. Io sono qui, non so se mi sentite. Perfetto, va bene, sì, questi sono i problemi tecnici della rete, che ci avvicina ma ci allontana in alcuni casi, però c'è. Allora, sì, Maria Cristina, tu sei una delle 100 persone che ha risposto alle domande di Sveva. Ecco, vorrei chiederti proprio questo: cosa ha significato per te il lockdown? Ti faccio la stessa domanda che ti ha fatto Sveva. Hai scoperto l'importanza di qualcosa cui prima, per esempio, davi meno peso o ne davi di meno? Cioè, che cosa ha rappresentato per te questo periodo? Allora, grazie. Grazie Silvia, la domanda effettivamente riproposta adesso ci offre l'occasione di una riflessione ulteriore rispetto al momento in cui Sveva ci ha presentato la domanda. E quindi con la prospettiva del tempo riusciamo a capire meglio che cosa ha significato questa esperienza per noi. Io ho riflettuto con Sveva al tempo su che cosa significava per me il lockdown in quella fase, distinguendo su due aspetti. Sicuramente c'è un aspetto personale, perché come dicevi giustamente tu Silvia, come diceva giustamente il direttore e come emerge molto dal libro di Sveva Veduto, il ricercatore è una persona, è un individuo, è un essere umano, ha una famiglia, si dedica molto del proprio tempo all'attività professionale, all'attività di ricerca, alla scienza, però ha comunque un contesto sociale di relazioni che lo sostengono. In questa fase ovviamente come individuo, come persona, mi sono resa conto di quanto fossero rilevanti e significative le relazioni personali, le relazioni amicali, la famiglia, e il gruppo dei colleghi con cui passavamo tanto tempo insieme in presenza e con cui non era più possibile svolgere attività scientifica, ma anche tutte quelle attività quotidiane che poi supportano l'attività scientifica, quelle che Merton definisce attività di serendipity, per cui ci si incontra tutti i giorni, si prende il caffè insieme, si discute di alcune idee sul lavoro che si condividono magari in momenti di informalità e che però poi magari diventano dei driver molto utili per sviluppare un'attività scientifica durante il tempo lavorativo immediatamente successivo a queste pause conviviali con i colleghi.
Quindi come persona sicuramente ho rilevato una grandissima importanza di questi aspetti nella gestione quotidiana della mia attività con le relazioni veramente importanti, quelle ritenute significative, e che si è tutti cercato poi di portare avanti con gli strumenti che sono stati resi disponibili in questa pandemia, che erano già presenti in realtà all'interno del nostro sistema sociale, del nostro sistema economico, ma a cui facevamo magari meno ricorso perché si aveva tutti la percezione di poter svolgere poi le attività comunque in presenza, condividendo dei momenti di comunità sul lavoro e nelle relazioni familiari. Poi ovviamente c'è tutto un aspetto che invece riguarda quello che ho cominciato a riconsiderare come importante, come rilevante, come ricercatore sociale, che cosa è importante per la società. Perché la pandemia ci ha portato, e soprattutto la fase di lockdown in cui siamo stati tutti immersi per quasi 2 mesi, ci ha portato a riflettere sulle questioni di fondo del nostro sistema sociale. Quindi anche a riprogrammare un po' le linee di ricerca, presumo, perché prima della pandemia avevate altri programmi, avevate pianificato ben altro, quindi è stato un momento di riflessione anche per riprogrammare appunto le vostre ricerche. Certo, e anzi qui mi fa piacere, la domanda si presta per esempio moltissimo sulle modalità nuove con cui abbiamo ripensato poi l'attività e anche i contenuti stessi della nostra attività di ricerca. Per esempio mi fa piacere ricordare che con il gruppo di Sveva Veduto, nella piena fase del lockdown, abbiamo messo in piedi un questionario sullo smart working e sull'impatto che ha in termini di genere nelle professioni della ricerca, che abbiamo svolto e abbiamo sviluppato, che ha avuto oltre 2700 risposte da enti di ricerca italiani, che ha cercato di mettere a fuoco, quindi abbiamo riprogrammato un'attività di ricerca in lockdown, l'abbiamo messa a punto condividendo file tra di noi, discutendo spesso sulle piattaforme online, abbiamo lanciato l'attività di ricerca e l'abbiamo condotta a termine il 10 di giugno, quindi alla fine del lockdown, e ne abbiamo poi sviluppato l'analisi dei risultati nel corso del tempo successivo. Quindi un tema nuovo di analisi della nostra attività di ricerca e una modalità nuova di lavorare ragionando tutti insieme, condividendo come gruppo di ricerca quelle che potevano essere le potenzialità di queste nuove infrastrutture, non senza le difficoltà dell'essere lanciati in questo nuovo mondo in 48 ore e dover apprendere il funzionamento di tutta quanta una serie di meccanismi e tematiche, di una grammatica di fondo poi che queste nuove piattaforme ci hanno dotato, però rendendoci anche conto di quanto sia stato significativo poter svolgere questa esperienza in questa fase in cui queste infrastrutture ci consentivano di fare alternativamente il nostro lavoro e di farlo bene, di farlo aumentando le nostre potenzialità all'interno di un contesto della ricerca che, se fosse stato anche solo quello degli anni 90, non ci avrebbe consentito questo scambio di dati, questa condivisione di impostazioni di lavoro, questa continuità anche nella gestione dell'attività dei gruppi di ricerca. Su questo, ecco, Sveva Veduto, che è una straordinaria manager di un gruppo di ricerca, è stata assolutamente in grado poi di dare continuità alle attività che avevamo in presenza e che nell'arco di 48 ore abbiamo dovuto cominciare a svolgere pienamente da remoto. Hai parlato di condivisione dei dati, sicuramente è una realtà per gli enti di ricerca, per fortuna, questo appunto di condividere i dati, fare rete, eccetera, ma pensi che in questo periodo appunto di emergenza ci sia stato un impulso ulteriore? Beh, sicuramente c'è stata una forte tensione nel mostrare anche nei confronti di soggetti esterni che riteniamo come nostri stakeholder, anche istituzionali, che la continuità garantita alle attività istituzionali che svolgevamo era stata confermata. Io ho l'impressione che poi in un futuro, in un prosieguo di tempo, sarà possibile anche verificare qual è stato l'impatto del lockdown in termini di numero delle pubblicazioni prodotte, dei report e delle attività di ricerca portate
andare avanti. Perché la mia sensazione... Infatti, guarda, da una dichiarazione del presidente Inguscio del CNR l'altro giorno, sembra che in questa fase non ci siano stati rallentamenti, anzi, quindi l'attività di ricerca, di pubblicazione non ha avuto appunto dei rallentamenti, ma c'è stata una buona come posso dire attività, ecco, insomma, questo è un dato positivo. Certo, assolutamente, anche perché l'attività di ricerca è vero che si svolge in buona parte, soprattutto per le scienze esatte, all'interno dei laboratori, e c'è una necessità costante di portare avanti esperimenti all'interno di questi contesti, ma c'è anche tanto materiale che nel corso dell'attività di laboratorio si mette da parte per occasioni successive in cui si ha magari un pochino più di tempo, modalità e occasione per la riflessione su dati magari raccolti, non finalizzati per determinate pubblicazioni e paper, ma messi in qualche modo via per occasioni di riflessione ulteriore. Ecco, in questo senso la mia sensazione è che nelle modalità di sviluppo di un nuovo modello di lavoro ci sia stata tanta resilienza da parte dei ricercatori del CNR, che sono stati in grado di mettere a frutto tutto quello che era il quantitativo di dati costruito nel corso di lunghi percorsi di laboratorio oppure durante attività, penso a noi ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e Patrimonio Culturale, un tanta quantità di materiale messo da parte in occasione di momento di riflessione ulteriore. Quindi alla fine il lockdown ha rappresentato una di queste opportunità per la messa a sistema di materiale scientifico già costruito nell'ambito di percorsi, e sicuramente è stata anche l'occasione per ripensare al modello di pubblicazione. Ecco, la mia sensazione è che alla fine le pubblicazioni, come diceva il presidente Inguscio, sono state sicuramente, hanno avuto una buona tenuta anche nel corso del tempo, ma si è anche forse sviluppato in modo diverso anche di diffondere i dati, di fare un'attività di terza missione, quindi di condivisione con il nostro sistema sociale, quindi con i cittadini, di quelle che sono le informazioni che il CNR, di cui il CNR come straordinaria organizzazione scientifica complessa riesce a disporre. Certo. E a questo punto io vorrei chiedere a Fabio Fornasari, architetto, museologo, direttore artistico del Museo Tolomeo e ricercatore associato dell'IRPS, e vediamo se riusciamo a vederlo. Sono qua. Eccoci, bene, benissimo. Allora, quindi abbiamo visto che in questo periodo di lockdown, questo periodo di lockdown l'abbiamo usato per riflettere e soprattutto per rivedere magari anche le modalità, insomma, di comunicazione, di divulgazione della scienza, anche per creare appunto un rapporto molto, ma molto più vicino ai cittadini. Allora, volevo proprio chiederti questo, se hai approfittato anche tu di questo periodo per fare, insomma, per riflettere anche sulle, insomma, tu sei un architetto museologo, quindi hai molti progetti. Insomma, questo momento di riflessione, no? Nel periodo di lockdown, volevo sapere se eri riuscito a progettare qualcosa di alternativo a cui non avevi mai pensato prima, ecco. E se pensi di metterlo in pratica appena possibile, ovviamente, perché siamo ancora in una situazione un po' così di semilibertà. E magari se hai fatto anche qualcosa di diverso in questo periodo. Bene. Fatto tanto, nel senso appena, diciamo così, la prima cosa che ho fatto, sono stato fermo, come tutti in casa mia, dopo che erano ormai dei mesi che viaggiavo continuamente. Peraltro una cosa che ha fermato il lockdown è stata proprio una mostra che era tipo una sorta di installazione circo, nel senso che un giorno viaggiavo, un giorno montavo, un giorno esponevo, un giorno smontavo, eccetera, eccetera. Questo per l'Unione Italiana Ciechi. Questo vuol dire che ero in un processo che sarebbe durato un mese, si è bloccato e mi sono trovato a casa ed è stato anche una sorta di fortuna perché
sono riuscito a, ad un certo punto a fare cose che non sarei riuscito a fare come per tanti. La prima cosa è pensare a quello che avevo appena fatto, quello che stavo facendo e che... quindi il fatto di fermarmi, come per tutti più o meno, è stato inizialmente un'opportunità, e quindi anche quella famosa frase "andrà tutto bene" in quel momento, già, sì, intanto sta andando bene perché finalmente riesco a pensare quello che sto facendo, e quello era da tanto tempo che non ho avuto tutto quel, come dire, l'opportunità di fare l'archeologo dei miei pensieri, entrare nella mia testa e mettere le cose sul tavolo, disporle, guardarle, quindi fare assumere un atteggiamento filologico con me stesso e non solo verso gli altri e verso l'altro. Quello che però è mancato tantissimo a me in quel periodo, sicuramente le persone, comunque la relazione diretta e non mediata attraverso la tecnologia. E quello che sicuramente è mancato lavorando all'interno di un museo con persone che hanno disabilità, ovviamente è stata la relazione diretta con le persone che in qualche maniera fanno parte della mia ricerca quotidiana, perché sono quelli che hanno sofferto innanzitutto di più, perché sono le persone che non hanno potuto uscire di casa e ancora oggi hanno dei problemi, perché non può, cioè, tipo lavorare con i ciechi, ci si tocca molto, si sta a contatto fisico necessariamente, in particolar modo con tutta una serie di progetti con i bambini. Quindi cos'è accaduto di nuovo in questo? Tutto quello che prima era pensato come laboratorio fisico in house, all'interno del museo, all'interno dell'atelier, è diventata una progettualità, proprio veri progetti per fare dei tutorial per insegnare, mostrare ai genitori, alle famiglie che hanno in casa questi bambini, per fargli costruire a casa loro gli ausili innanzitutto, perché l'ausilio didattico, ad esempio, per un vedente una parabola ha una formula matematica e vedo il suo disegno direttamente sul libro. Il problema è che non esistono dei libri con delle formule matematiche raccontate, affiancate da disegni tattili. Il problema non è che basta mettere a rilievo un disegno, bisogna entrare nel processo del come il non vedente riesce ad arrivare a comprendere quel disegno. Ecco, allora in questo periodo abbiamo elaborato poi anche con altre persone un modo per arrivare a comunicare attraverso dei tutorial, quindi qualcosa che prima non facevamo perché non ce n'era bisogno, le persone venivano all'interno dell'atelier e del laboratorio, trovare proprio dei modi per avviare un processo all'interno delle famiglie, perché fossero loro che in qualche maniera insieme al bambino scambiassero dei processi, portassero avanti dei processi per sviluppare oggetti, tipo uno che ha avuto molto successo, la costruzione della cupola del Brunelleschi. Come si costruisce la cupola del Brunelleschi? Beh, intanto andiamo a vedere come l'hanno costruita nel tempo loro, e allora vediamo come hanno realizzato l'impalcatura. Ecco che in quel video lì non si fa vedere solo come è stata costruita la cupola del Brunelleschi, ma abbiamo capito che era necessario far comprendere come si è formata l'idea della cupola in chi l'ha progettata e di come si è formata l'idea in chi l'ha realizzata, la possibilità di realizzarla. E allora, oltre alla forma, lavorare sulla geometrizzazione, e cioè su come le cose vengono alla mente. Ecco, tutta questa cosa che prima era magari materiale disorganizzato, nel senso che non era finalizzato diretto, abbiamo fatto sintesi, abbiamo fatto questa archeologia, questo scavo nelle cose che facevamo normalmente, abbiamo capito che era necessario riformulare tutti i metodi, i processi, le metodologie per poterle semplificare, dove per semplificazione non si intende mai falsificazione, ma si intende come dire abbassamento della complessità, quindi smontare la complessità e rimontarla in una forma semplice, perché a quel punto lì non siamo più noi che costruiamo gli oggetti per i ragazzi, ma lo fanno a casa con i genitori, lo fanno quindi a casa coinvolgendo anche i genitori, che magari assolutamente in un'elezione
precedentemente non avevate proprio previsto, cioè il rapporto era con il bambino e voi molto probabilmente. No, col bambino, sì, e molte volte con il professore, con il docente di sostegno, che però non fa parte della famiglia. Importante invece in questa relazione, perché la famiglia diventa, come dire, gioca, perché poi sono giochi, li presentiamo come, non come materiale didattico semplicemente, no? Ma proprio come attività, come dire, ludica per appassionarsi agli argomenti e far proprio scoprire come le cose si formano nella mente attraverso i vari processi. Questa è una cosa. Sviluppare anche la creatività. Sì, esatto, sviluppare quella, ma direzionata verso la conoscenza e anche proprio riempire la mancanza di ausili che altrimenti non ci sono. Cioè noi non ci rendiamo conto, come dire, qualsiasi desiderio, immagine la troviamo sulla rete, allora le immagini le trovano anche i non vedenti attraverso le parole, ma non le riconoscono. Non tutti hanno in casa qualcuno che poi dopo fa una macchetta o qualche cosa visiva. Quindi diciamo che ci siamo fatti in qualche modo mediatori di questa mancanza attraverso il servizio di consulenza educativa anche dell'istituto, e quindi abbiamo lavorato tantissimo su questo. E poi abbiamo lavorato sulle forme del museo, e cioè quali forme possono assumere i musei in un momento in cui non sono, come dire, accessibili. E qui l'accessibilità, oggi in questo momento si comprende quanto questa parola accessibilità non sia legata al corpo semplicemente della persona anche con disabilità, ma è legata, associata a tutti quanti. Cioè oggi per noi non è accessibile nessun museo, quindi lavorare sulla forma museo, tenendo sempre conto che anche nel momento in cui si digitalizza e si virtualizza, il museo è comunque sempre quello, cambia solamente forma e cambia, come dire, i linguaggi che mette in campo per arrivare alle proprie comunità. Oggi il museo si preoccupa meno delle collezioni e molto più delle proprie comunità, quindi in questo momento, mai come in questo momento, in qualche modo siamo stati abbastanza pronti per riformulare l'offerta alle comunità, per presentare le collezioni, per presentare i contenuti, per sviluppare quello che dicevo prima, degli strumenti per far comprendere a tutti e a tutte i contenuti di questi musei. Diciamo che in questi 6 mesi nell'ambito museale sono stati fatti dei salti di secoli. In altri ambiti no, nella scuola no probabilmente, e stanno ancora avendo dei problemi, ma nell'ambito museale chi è stato attento a quello che è accaduto e a come arrivare ai propri pubblici, alle proprie comunità, ha lavorato veramente tanto e sta raccogliendo molti risultati. E sicuramente ha buttato per terra tantissimi pregiudizi. Il concetto tradizionale del museo un po' chiuso. Finalmente. Diciamo che abbiamo aperto le porte. Ecco. Finalmente. Quindi è una delle opportunità. E devo dire, Sveva è andata a scuola. Cioè, veramente è interessante questo aspetto. Perché effettivamente attraverso le domande di Sveva, insomma, siamo riusciti anche a capire quello che sta cambiando. Insomma, ci ha dato l'opportunità oggi di conoscere no, veramente una serie di svolte nell'ambito proprio della divulgazione della scienza, perché in questo caso appunto stiamo proprio vivendo con Fabio Fornasari proprio appunto una nuova progettualità in ambito museale che, insomma, almeno io personalmente sì, pensavo che qualcosina insomma in pentola stava bollendo, ma non così, in maniera così pratica, così e così attiva, insomma, quindi devo dire grazie di averci fatto conoscere
questa nuova esperienza, anzi sicuramente da seguire. Ti chiederemo anche noi di darci una mano, visto che fai parte della famiglia CNR, per cercare anche noi di fare questo salto di qualità, ecco, nei nostri progetti, appunto non solo museali, ma anche mostre e anche, diciamo, sulla progettazione di exhibit. E vorrei a questo punto chiedere invece a Giuliana Rubbia, perché anche lei, anche Giuliana Rubbia, io ho saputo che è stata diversi mesi, cioè da febbraio praticamente non ha potuto entrare, non è entrata nel suo istituto di provenienza perché si trovava a Trieste, l'istituto dove lavora è a Roma. Adesso ti presento Giuliana. Allora, Giuliana è una fisica, è una prima tecnologa all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, e la sua sede è a Roma. E siccome a febbraio si trovava appunto a Trieste, perché ha la mamma, insomma, cioè, stava a Trieste e non è più potuta rientrare. E quindi sta in smart working lì. E allora, ecco, tra l'altro ti faccio una piccola presentazione, Giuliana. Si occupa, Giuliana, dei rapporti tra scienza e società, in particolare dei servizi di supporto alla ricerca e alla valorizzazione del capitale umano, inclusa la dimensione di genere nelle attività professionali. Fa parte del progetto europeo GRECO sulla Open Science nel settore fotovoltaico come esperta sul genere. Quindi, insomma, la cosa che vorrei chiederti, prima di tutto, se ti è mancato l'INGV, insomma, il tuo istituto, ecco, in questo periodo. Insomma, come ti è cambiata la vita? Che cosa hai, come hai organizzato, ecco, la tua attività di ricerca, se hai continuato comunque a seguirla da dove sei, insomma, se hai mantenuto i rapporti o l'hai aumentati, se hai ampliato la tua rete, diciamo, dei rapporti, ecco, con altri ricercatori, ricercatrici di altri enti, insomma, se sei riuscita comunque a sviluppare i tuoi ambiti di ricerca, insomma. Sì, buongiorno a tutti e grazie Silvia. E dunque, niente, io mi sono trovata, come molti di noi, fuori piazza, per cui alla domanda di Sveva, nelle conversazioni, che cosa ti è cambiato? Mi è cambiato tutto, perché non ero a casa mia, non ero nel mio ufficio, ero così, sono stata sorpresa un weekend a fine febbraio a Trieste, nella mia seconda casa, la mia città natale, e lì sono rimasta. I primi giorni si diceva, ma cerchiamo un po' di capire, e via via, insomma, c'è stata una modulazione di questo confinamento, di questa realtà, per cui devo dire, siamo sempre stati molto seguiti dalle nostre strutture, cioè ricevevamo puntualmente che cosa fare, come comportarsi, eccetera. Però io mi sono trovata in un primo momento a dire non c'è problema, perché ho sempre con me il portatile, mi connetto col telefonino, eccetera. E però col passare dei giorni e delle settimane ho capito che non potevo lavorare col portatile, basta, dovevo attrezzarmi anche con un monitor che poteva replicarmi le cose in grande, che la rete mi mancava. La rete ad alta banda che abbiamo in ufficio, e poi ero preoccupata che il telefonino non prendesse, che finisse il credito. Il fatto di avere la connessione è stata per me una cosa vitale, dicevo, come il pane. Se mi si rompeva il telefono ero fuori dal mondo, perché non per il fatto di chiamare, ma per il fatto di lavorare, di avere
contatti, di accedere alla banca. Quindi qualsiasi, e ho scoperto, primo, come siamo dipendenti dalla connessione, è un bene ovviamente perché riusciamo a fare tutto online, però se non ce l'abbiamo siamo finiti. E poi, come dire, quando ho detto, bene, tutto questo tempo che non perdo nello spostarmi da casa all'ufficio lo adopero per lavorare, per fare altro, ecco, ho scoperto che invece l'ufficio ha i suoi vantaggi, quindi... intanto nella strumentazione, nella connessione, cioè, e così via, insomma. Questa è una cosa che mi è mancata molto. Mi è mancata molto anche la possibilità, come a tanti, di uscire, no? Quindi di essere... che cosa manca? Quella possibilità di uscire, di stare all'aria aperta. Io mi affacciavo al balcone, ma non era abbastanza. Diciamo che nei primi mesi si riusciva un po' a tamponare, no? A gestire questa cosa, però effettivamente il fatto di potersi muovere, di stare fuori, mancava. E questa è una cosa che si vede anche nelle interviste, nelle risposte che hanno dato le interlocutrici e gli interlocutori, che sono tutte molto sul tono: che cosa ti manca di più? La libertà di muovermi, la libertà di andare dove voglio. Per esempio, a me è mancata molto la possibilità di fare i viaggi di lavoro, che è una grande cosa, è una cosa ancora in più rispetto a vedersi al caffè o nei corridoi a chiacchierare e a sviluppare quelli che tu dicevi prima, quelle relazioni informali, quei contatti informali che poi favoriscono, diciamo, anche il piano relazionale su un piano più professionale di lavoro, no? A maggior ragione i viaggi all'estero, cui tu ti confronti per esempio nei progetti europei o nelle iniziative di più ampio respiro. E lì ti si apre un mondo, ed è un mondo che si apre molto di più se tu sei in presenza. Io ho fatto anche l'altro giorno una riunione con dei colleghi per come erano distribuiti. Una era dalla Colombia, l'altra era in Nuova Zelanda, perché che è di sì, uno era in Spagna, l'altro era in Inghilterra. Ti rendi conto che questa cosa è meravigliosa, cioè il fatto di avere la rete, l'abbiamo visto in molti, è una cosa meravigliosa, ci consente di connettere, di fare molte più cose, perché non potevamo andare dappertutto, c'è anche un limite, insomma, fisico, di andare o di potersi permettere la missione, insomma, così. Però è una grande possibilità. D'altro canto, perdi qualcosa, no? Che è quello del rapporto umano oltre al canale finalizzato, diciamo, questo su questa cosa, eccetera eccetera. E ho preso qualche appunto proprio perché, ecco, c'è una spero che mi sentiate, c'è una signora, sì, dice sì. Che cosa ti manca di più, no? E le ultime parole famose. Beh, sì. Allora, mentre Giuliana riprende la connessione, io chiederei a Sveva. Sveva, ci sei? Togli la... Ecco. Ci sono. Sì, volevo chiederti questo. La situazione delle donne nel mondo della ricerca. Pensi che, diciamo, finito questo periodo di emergenza, Le ricercatrici donne, le donne nel mondo della ricerca, secondo te potrebbero avere uno spazio maggiore? Bella domanda, qui possiamo metterci a parlare per un'altra ora, se non di più. Sei dell'associazione Donne e Scienza, e quindi una visione su questo ce la devi dare, perché devo dire che si sono mosse parecchio, ci hanno lavorato moltissimo in questo periodo, sia nel lockdown che adesso in questo periodo un po', diciamo, di semilibertà. Sì, quindi... sì, certo, non volevo tirarmi indietro, volevo dirti che ovviamente è una risposta così a flash, non potrò più fare più che questo. Io direi sì e no, nel senso,
c'è un no molto grosso, che non è il no della ricerca, ma in parte anche della ricerca, che è quello in cui tutte le donne, come vediamo da tante ricerche internazionali e tante considerazioni che vengono fatte in giro per il mondo, hanno perso molto con il lockdown, hanno perso i posti di lavoro, hanno perso i posti di lavoro più meno tutelati, hanno perso possibilità, attività, eccetera. E questo è un grosso no che riguarda le donne in particolare, riguarda quasi tutti, ma in particolare appunto, come dico, le categorie più deboli o più esposte, più, più facili da attaccare, come dire. C'è un ni che è quello di, in qualche modo con il lockdown noi siamo rimaste in casa e sono rimaste in casa anche, per chi ce l'ha, i mariti o i fratelli o i padri o quello che è, e hanno visto in qualche modo quanto sulle spalle delle donne ci sia pesi tutta un'attività ovviamente non pagata di cura, che è l'attività familiare, che può essere verso i figli, verso i genitori anziani, verso persone con disabilità, eccetera, e questo sicuramente è qualcosa che è un ni, perché appunto questa consapevolezza per molti ha significato la capacità di immedesimarsi e di aiutare. C'è un sì che è, come per tanti, l'apertura di nuove possibilità, l'apertura di opportunità in qualche modo, di capacità diversa, l'hanno già detto le colleghe e i colleghi, non mi ripeto, però di fare lavori con un'ottica diversa, con un taglio diverso, con un collegamento, diciamo, con una rete anche diversa di comunicazione e di diffusione delle proprie attività scientifiche. Se devo dire questo personalmente, diciamo che me lo sono fatto piacere. Io sono una che invece amo molto stare con le persone, viaggiare, sentirle, abbracciarle, toccarle, anche dal punto di vista scientifico mi serve questa comunicazione diretta, e sicuramente questa è mancata veramente tanto, e diciamo da questo punto di vista qualche occasione forse si è preclusa, laddove se ne sono aperte altre con queste modalità appunto, chiamiamole agili, di lavoro comune, e le donne in questo diciamo hanno avuto sicuramente un ruolo importante, e come dicevo all'inizio hanno avuto opportunità ma anche problemi, questo proprio veramente in soldoni, per non farla troppo lunga. Sì, credo che Giuliana si sia riconnessa, vediamo un attimo. Ciao, mi Giuliana sentite? Rubbia. Ciao. Sì, ciao, ora sì. Sì, stavi leggendo qualcosa, sì. Ma l'abbiamo sentito, eri proprio all'inizio. E mi sa che ancora abbiamo qualche problemino. Intanto vorrei avvertire chi ci sta seguendo che se vogliono fare delle domande ce le possono scrivere in chat, nella chat che hanno praticamente sotto. Ah, eccola qui Giuliana, perfetto. Ecco, eccoci Giuliana. Sì, non mi ricordo dove mi sono interrotta. No, stavi leggendo, volevi leggere una domanda su. Sì, no, volevo leggere, diciamo, che cosa la mancanza che ha accomunato molte delle rispondenti, che è il fatto appunto di viaggiare, la libertà di muovermi e gli amici a cena, la libertà di movimento, il mare, le persone che amo, eccetera. E quindi è emerso chiaro, insomma, che mancava quello che non era possibile, cioè uscire e muoversi ed essere in contatto con le persone care, no? Per chi non le aveva con sé. E devo dire che questo si è visto sia tra le intervistate e gli intervistati italiani, sia, come dire, oltreoceano, insomma, no? Noi abbiamo per esempio una domanda di chi ha risposto in inglese, che dice: che cosa ti manca? The freedom to go out for a walk or just go to a cafeteria by myself or with friends. Quindi insomma questa cosa dei confini nazionali non si sente molto, insomma il confinamento, restare a casa era una cosa che ci prende nella nostra individualità e socialità, e quindi era comune anche alle persone straniere che sono
che hanno risposto a queste interviste, sono un pochino meno rispetto a chi viene dall'Italia, però ci sono. E oltre al fatto di uscire, c'è anche la mancanza di andare in ufficio. Cioè, io lo dicevo prima perché c'ho la connessione buona, c'ho tutto un ambiente che mi consente anche di concentrarmi, che non è lo stesso della stanza di casa, no? E invece c'è chi proprio ci deve andare per far funzionare i dispositivi, acquisire dati, eccetera. Per cui c'è chi fa riferimento al proprio laboratorio e dice chiaramente: che cosa ti manca? I viaggi, il mare e il laboratorio. Oppure certo. La mia attività in laboratorio, e per il resto non mi manca nulla, nel senso che c'è anche chi si è potuto attrezzare bene, no? Però comunque sono risposte che possiamo leggere in maniera positiva, cioè ti manca il tuo laboratorio, ti manca il tuo lavoro, e questo è buono. Insomma, non tutti noi come ricercatori e ricercatrici siamo stati una categoria privilegiata, perché lo smart working è partito, la possibilità di stare in lavoro agile è stata una modalità che è partita quasi subito, e come dicevo molti di noi sono passati subito a farlo, no? Però non tutto il lavoro può essere fatto a casa, e anche dipende dal tipo di lavoro, no? Un mio collega che non ha dell'INGV, che non ha partecipato a queste interviste, però insomma, sentendolo diceva: va bene tutto, posso scrivere 50 paper, quello che volete, però fatemi andare in campagna a mettere le stazioni. Cioè dice, se no non ho più di che scrivere, insomma, le stazioni, i sensori per i terremoti o altre, certo, o altri fenomeni. No? Certo. Ecco. E quindi è così. Quindi anche dopo, probabilmente, ecco, nel periodo in cui fu fatta la Come stai? Tra marzo ed aprile, eravamo in una situazione in cui cercavamo di capire che cosa ci sarebbe stato dopo, e non sapevamo quanto sarebbe durata. Poi questa cosa è anche cambiata molto nel tempo, nelle settimane, no? Con l'evoluzione della consapevolezza del problema e anche con le diverse misure che si sono messe in piedi, no? Per cui che cosa succederà dopo? Qualcuno ha cercato, diciamo, hanno dato risposte sia a livello individuale che collettivo, no? Per cui qualcuno ha scritto: io voglio portare con me quello che ho imparato, no? Quando finirà, che cosa mi porterò con me? E per esempio una cosa che è emersa abbastanza frequentemente è quello di rallentare i tempi di vita, no? Quindi trovare dello spazio per sé, per i propri cari, per fare le cose in un certo modo, con meno ansia, con meno frenesia. E poi certamente recuperare quello che sembrava impossibile, ne faceva riferimento anche prima il direttore, lavorare online, quindi poter fare delle cose con la rete che avevamo anche prima, ma che magari non pensavamo possibili, no? Quindi riunioni a lungo con tante persone, eccetera. E poi forse il messaggio più importante, anche ricollegandosi a quello che dicevi prima, il ruolo delle donne o comunque della ricerca, questa pandemia e dopo, in realtà durante. Aspetta. Dopo, ma ancora siamo dentro. Anzitutto è chiaro. Ciao. Sì, scusami Giuliana, ma ci sono un po' di problemini. Okay. Di va bene. Ci risentiamo dopo? Sì. No, aspetta lì, perché sono arrivate delle domande. E allora, è arrivata una domanda interessante, Sveva, da Mila D'Angelo Antonio, che chiede se intanto hai pensato di scrivere una seconda parte. Ce la siamo chiesta tutti, ovviamente, e specifica anche il motivo. Visto il periodo che stiamo vivendo, ancora con disagi, scoraggiamenti, tutti ci stiamo chiedendo quando finirà.
E soprattutto anche con i dati di ieri, dei morti di ieri, che devo dire ci hanno un po' colto di sorpresa tutti quanti, perché stavamo già pensando appunto ad una un'uscita graduale, no? Da questo incubo. Quindi ecco, Sveva, intanto ecco questa domanda, se puoi rispondere. Sì, sì, certo, grazie Mila. Guarda, è una domanda che mi fanno in tanti, devo dire, e anche da parecchio tempo. Io sono stata sempre un po' restia, perché, come dire, da una parte non vorrei fare una minestra riscaldata, dall'altro, cosa che magari le minestre riscaldate delle volte sono anche molto più buone di quelle appena fatte, però dall'altro vedo che c'è, come dire, una richiesta concomitante da persone più diverse che hanno già risposto ovviamente a queste domande del volume, o che lo hanno avuto e lo hanno letto. Quindi mi sto francamente convincendo che sia effettivamente una buona idea fare una seconda mandata di queste domande, ovviamente diverse e calibrate sul periodo che c'è adesso, perché chiaramente ora rispetto ad allora, come è vero che chi ha ricevuto le domande a marzo e chi le ha ricevute a fine aprile ha risposto in maniera diversa, perché chiaramente lì poi evolveva la situazione, tanto più la situazione è evoluta adesso ed è cambiata, forse alle volte in meglio, alle volte in peggio, questa sensazione, questa angoscia di qualcosa che sta lì e che non passa, sicuramente ce l'abbiamo in testa tutti, anche se forse non esplicitiamo, però il pensiero che non è finita e chissà quando finirà, allora ci coglieva con una qualche idea che tutto sommato, facendo quel lockdown, rispondendo a quelle norme, si sarebbe riusciti nel giro di pochi mesi, che poi in effetti in qualche modo ci è sembrato vero, perché d'estate liberi tutti, abbiamo fatto quello che abbiamo voluto. Mentre invece adesso non credo che abbiamo questa prospettiva di una estate, come dire, imminente in cui poter fare quello che vogliamo. E quindi probabilmente l'atteggiamento alle risposte a questo tipo di domande sarebbe molto diverso, e forse tutto quell'ottimismo che Mario Paolucci notava, che in effetti c'era quella, come dire, quell'anelito di speranza, forse adesso non so, penso, però secondo me le risposte sarebbero leggermente diverse. Forse è opportuno provare a fare un secondo giro di Wanzer. Sì. Tra l'altro non so se c'è ancora il direttore nei paraggi, perché qui c'è un'altra domanda, altrimenti rispondite. No, c'è. Sì. Allora, c'è Franca Bimbi che dice che da ieri è tornata a occuparsi di cibo, di antropocene, migrazioni, dieta mediterranea, eccetera. Voleva sapere un po' di questo team agricoltura, voleva sapere se si occupa anche di questo, e dice pure di essere un po' invidiosa delle più giovani. Noi siamo giovani, noi siamo tutte giovanissime, vero Svevo? sì, la collega vuole sapere qualcosa di più appunto su questo team agricoltura. Dunque, grazie per la domanda. In realtà il team era legato proprio all'interazione tra i migranti e l'agricoltura, quindi non si trattava direttamente del cibo. Io penso che però si possa interagire con questo gruppo in caso di bisogno. Questo era Lucio Pisacane che aveva introdotto l'idea, non tanto proprio nello specifico, perché lì erano ricerche IRPPS che riguardano soprattutto appunto l'esperienza dei migranti che vengono qui per raccogliere e per lavorare nell'agricoltura, ma penso che il discorso si possa fare più ampio se si considerano anche i modelli di sviluppo legati a questo tipo di agricoltura, in contrasto ai modelli di sviluppo legati a agricoltura meno intensiva e più legata alla vita locale. Al territorio, certo. Al territorio, quindi questo è un punto su cui sicuramente si potrebbe interagire. Comunque, siccome di UniPIT... Sì, visto che ho preso la parola, un cenno anche a Patrizia Caraveo, che parla dell'ansia da Zoom,
Sono d'accordo, ma esiste anche il contrario, cioè alcuni di noi, forse pochi effettivamente, provavano l'ansia da contatto in presenza, al contrario di Sveva che ha detto che soffriva la mancanza di contatti fisici. Io apprezzo molto anche la presenza fisica, però in parte ho anche sofferto di un eccessivo di, diciamo, della sono un tipo di persona che per esempio in grandi gruppi è meno efficace e l'interazione online a volte aiuta alcuni di noi. Sì, sì, non aiuta Giuliana perché devo dire che in questo periodo ha un'ansia da Zoom, diciamo, e ce l'ho pure io perché tutte le volte che gli do la parola allora, abbiamo dei vincoli. Rubo ancora un momento per una battuta dicendo sì. Che io in istituto inizio tutte le riunioni dicendo tenete presente che questa riunione potrebbe fallire completamente, cioè tra un minuto potremmo essere tutti sconnessi, non è un problema, ne faremo un'altra. Nessuno si deve sentire in colpa perché la mia connessione eccetera, la riunione può andare male online, la possibilità che questo succeda è molto più grande che se fosse direttamente in presenza. Allora, solo per chiudere, prima di chiudere, una battutina perché abbiamo sforato, va bene Sveva, abbiamo anche iniziato un po' più tardi, una battuta che vorrei chiedere a tutti in due parole: che cosa finito tutto, perché insomma finirà prima o poi questa emergenza, sperando che non ne arrivi un'altra, cioè speriamo proprio di no, insomma, che cosa pensate di fare una volta finito tutto, insomma il sogno nel cassetto che avete, cioè, finito questo mi devo andare a fare un viaggio di quelli proprio da paura, voglio stare lì un mese, rilassarmi, non lo so, oppure una bella passeggiata in montagna, non lo so, mi voglio incontrare con tutti i parenti che ho sparsi in tutto il mondo, cioè faccio una riunione di quelle con tutti i parenti, non lo so, questo era per dire, voi, ecco, e Giuliana, visto che stai lì, magari abbiamo la connessione, sto siamo qua. Fortunati, sto ecco, qua, sì, sì. Nel ecco, cassetto cos'hai? Quando... Diccelo. Velocemente. Un tour di tutti i posti che mi sono cari o per ragioni personali o per ragioni di lavoro, e così mi faccio, come dire, mi resetto a zero e poi riparto, ok? Cioè, faccio un'operazione di recupero. Va okay? Bene. Fabio, invece tu cosa hai nel cassetto? Dici tuo desiderio. Torno a Marsiglia, come ho scritto nella mia... Dove? Torno a Marsiglia, io per la posta scappo lì a riposare. Ah, bene, quindi posso andare, hai già le valigie pronte. Prontissime. Bene, allora, invece il nostro direttore, che c'ha nel cassetto? Desiderio. Per me è piuttosto semplice perché io praticavo uno sport di contatto che è completamente scomparso dal mio scenario e quindi... Se potessi tornare su un tatami a divertirmi e forse anche un po' a ballare, non sarebbe male. Ah, non l'avrei mai detto. Allora, hai lo stesso sogno nel cassetto che ho io, direttore, eh? Ecco, il ballo. Ecco, e poi vorrei sentire Maria Cristina, se ce l'abbiamo. Sì, ci sono. Dici, perfetto. Cosa... Come ho risposto a Sveva, un lungo viaggio in Grecia, sulle spiagge greche, che sono per me sinonimo di libertà e autonomia da tutte le preoccupazioni. Quindi mare. E in ultimo, devo chiederlo appunto a Sveva. Sveva, dici, allora, chiudiamo qua questa nostra bellissima... L'ultimo mi permetto di avere due sogni. Uno, che è quello comune a tutti... Tu esageri sempre. Cominciare però. A viaggiare, andare in giro liberamente senza autocertificazioni di niente. E il secondo è invece per conto mio poter continuare a cantare nel coro in cui canto da tanti anni
che ne è fermo e ovviamente non possiamo fare nulla. Quindi non ballare ma cantare. E allora, non appena riuscirai ad andare finalmente a ricominciare a cantare in questo coro, ci devi invitare tutti, perché noi ci saremo, ecco, saremo lì nel pubblico. Quindi, allora, con questo auspicio positivo, con questi che tutti i nostri desideri si possano realizzare prima possibile, io direi di salutarci qui e salutare chi ci ha seguito. C'è chi vuole andare un mese, anzi due mesi in Sud America, sì, anche io, e insomma, che dire, un salutone e un grazie a tutti davvero, aspettando naturalmente il secondo volume di Sveva, e noi del CNR Edizioni non facciamo altro che aspettarlo per pubblicarlo, va bene? Grazie davvero, e un saluto a grazie tutti. Grazie a tutti e a tutte. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie Sveva ancora, un salutone. Grazie a te, grazie davvero. Vi lascio, grazie.